Dalle stalle alle stelle del musical. La 26enne piacentina Lorena Tamellini lavora di giorno come responsabile della stalla più grande della provincia e sicuramente una delle più estese del nord Italia, mentre di sera studia e prova passi di danza che porta sui palchi dei teatri della penisola. Capelli ricci, occhi grandi e una risata contagiosa, Lorena ci accoglie in località Castelbosco, nel comune di Garagnano, dove ha sede l'azienda Agrizotecnica T, che ospita 2300 bovini e due impianti di biogas. Il mio lavoro consiste principalmente nel tenere sotto controllo tutto ciò che entra e esce dall'azienda, poi ovviamente tutto quello che gira intorno agli animali, quindi le visite veterinario, la ginecologia, ovviamente tutto quello che è la parte della cura degli animali e organizzare un po' il tutto, diciamo. Sembra poco, ma poi uno che entra nel contesto si rende conto che c'è tanto lavoro da fare, soprattutto con tanti animali. Cosa ti piace di questo lavoro? Perché ti piace? Il fatto di stare all'aperto, comunque non in un posto chiuso, insieme agli animali, quindi avere la possibilità tutto il giorno comunque di convivere con loro e apprezzarli per i loro mille aspetti, diciamo, le loro caratteristiche, ognuno ha un po' il suo carattere e sono affettuose. E poi insomma il lavoro che ci sta dietro è impegnativo e mi piace proprio perché io finisco la giornata e non me ne accorgo. Da quando è bambina frequenta la scuola di ballo arte danza di Sabrina Ronchetti, dove ha imparato danza classica, moderna, contemporanea e che oggi utilizza sia per allenarsi e provare, sia anche come valvola di sfogo. Ballo da quando ero piccola, da quando avevo 3 anni, e diciamo che non sono mai riuscita a lasciarla totalmente, nonostante abbia detto adesso inizio a lavorare, sarà sicuramente più difficile, io ho bisogno comunque di entrare in sala e sfogarmi. Quando riesce partecipa alle operette della Compagnia del Novecento, che porta nei teatri di tutta Italia i titoli classici dell'antenato del musical. Ho trovato nell'operetta e nel musical la possibilità di esprimermi al meglio, nel senso che sapevo che era nelle mie capacità farlo, io mi sentivo a mio agio farlo, non mi sentivo in difetto, anzi lì vedevo che riuscivo proprio a esprimermi totalmente. Due mondi separati, stridenti, che solo l'energia positiva e la passione di Lorena ha potuto unire. Facendo qualche plié qua in stalla, no, la mattina glielo dico sempre, facciamo un risveglio muscolare.